Oggi vi insegneremo come cucinare delle buonissime cipolle speziate da accompagnare al vostro pasto. Se volete potete mangiarle con il pane indiano oppure la parata che oggi ne abbiamo preparato, oppure accompagnarla a un piatto italiano. Sono buonissime e vi faremo vedere oggi come cucinarle. E buon appetito! Per prima cosa dovete sbucciare le cipolle. Noi abbiamo usato le cipolle rosse e dovete tagliarle in quattro parti a metà. Così, uno e due, in modo che rimangono quattro parti e si cuociono meglio dopo. Mettete a riscaldare l'olio in una padella antiaderente. Noi abbiamo usato l'olio di soia, ma voi potete usare anche l'olio di oliva. Come spezie avete bisogno di sale, curcuma, peperoncino, semi di senape, polvere di coriandolo se ce l'avete, e noi abbiamo anche il gram masala e hing, che sono spezie che troverete in India. O su richiesta ve le porteremo in Italia. Appena l'olio inizia a soffriggere, mettete i semi di senape, due cucchiaini, una puntina di hing, se ce l'avete, se no va bene uguale. Girate. E iniziate a mettere le cipolle. Noi abbiamo usato delle cipolle piccoline in modo che si cuociano meglio. Attenti all'olio che frigge. La quantità scegliete voi, se volete fare un piccolo contorno o un pasto principale, o se come prima volta volete farne pochine, vedere se vi piacciono. Sono buonissime, noi ve le consigliamo. Ora aggiungete mezzo cucchiaino di curcuma sopra. Ora. Ancora un pochino è buono. Quindi un cucchiaino di curcuma. E aggiungete peperoncino a vostro piacere. Qui in India, come vedete, sempre molto piccante. Polvere di coriandolo. E sale. Una mezzo cucchiaina di sale. Ora girate piano piano, così si amalgama tutto. Alzate un po' la fiamma. Girate bene in modo che le cipolle si amalgamano con tutte le spezie. E ora abbassate di nuovo la fiamma. Se ce l'avete, il gram masala è un insieme di spezie provenienti dal sud dell'India, buonissime. E come detto, se volete vi consigliamo come farla anche in casa, noi la facciamo in casa. Quindi se ce l'avete aggiungete un buon cucchiaino abbondante. Girate bene, abbassate la fiamma e andiamo poi a coprire con il coperchio, in modo che si cuociano bene. Voilà, ora aspettiamo. Aprite per controllare se sono cotte, girate un pochino. Così si cuociono bene. E le lasciamo cuocere altri 5 minuti. Più piccoli fate i pezzi, o se le lasciate intere come noi, più piccole sono le cipolle e prima si cuociono. Quindi se riuscite a trovare in Italia le cipolle più piccole, ve lo consigliamo in modo che si cuociono prima. Vedi? Sto tagliando bene. Ok. Si rompono bene, quindi sono pronte. E allora, eccoci qua. Sono pronte. Se volete vi consigliamo di aggiungere delle foglioline di prezzemolo alla fine, sopra, staranno benissimo.